Cari amici silenti di Rocca di Papa, eccoci qui. Sono tornato col mio amico professore e qui in area funiculare. Guardate che roba, si sta mangiando tutto l'erba. La rotaia praticamente diventa un qualcosa di immaginario. Dice, c'è la rotaia lì. Professore, siamo venuti qui quanto tempo fa? 2 anni? Facemmi i conti di quanto poteva essere st'opera, sto giardino botanico che hanno fatto qua. Siamo venuti qua, penso, verso settembre del 2018. Perciò ci siamo, meno male, un anno e mezzo buono è trascorso. Ma io da quello che dal 2018 a oggi non vedo qualche cosa di positivo, è tutto negativo, anzi. Si sono seccati pure gli alberi. Ci sono delle strutture che si sono ammalorate rispetto a 2 anni fa, ma d'altronde è certo che si va a ammalorare tutto il materiale che tu non usi, e così lo si vede, quei binari che portano da questo piazzale su a Rocca di Papa che si stanno ammalorando, e perciò se passa ancora un altro anno bisogna rismontare tutto e ricominciare da capo. Questo come i lavori fatti a valle, e perciò il ponte che è stato montato a valle, quei 60 metri, sono circa, da quello che mi viene detto, 7 anni. Sì. In 7 anni qui si poteva costruire non soltanto questo pezzo di rotaia, questi 250 metri, 300 metri di rotaia, ma si sarebbe fatta tutta la cittadina nuova, tutta la città di Rocca di Papa, si sarebbe smontata tutta e rifatta tutta. Vabbè, però voglio dire, per fare strada ci vuole il tempo, no? Se noi vediamo che dal 57 al 67, in 10 anni, è stata costruita l'autostrada del Sole, perché fu inaugurata a maggio del 1967, ma va. L'autostrada del Sole, Milano-Roma, 550 chilometri. 550 chilometri. E con 10 anni? Con il passaggio sull'Appennino tosco-emiliano. Ci rendiamo conto, con tutte le gallerie che venivano fatte allora, ma che allora non c'erano tutti gli strumenti che ci sono oggi, non c'erano gli escavatori che ci sono oggi, non c'erano le gru che ti montavano i ponti che ci sono oggi. All'epoca i macchinari erano inferiori a quello che oggi noi abbiamo. Perciò questo lavoro si potrebbe fare benissimo a stare proprio, diciamo, con comodità in un anno, in 12 mesi questo lavoro si poteva fare. Invece sono 7 anni e ancora stiamo alle calende greche. Però il giardino è bello, guarda che vegetazione c'è, guarda che roba. Guardi i papaveri, hanno piantato pure i papaveri. Mancano le papere. Che quelle io dico sempre, poi vabbè, che ce n'hanno tante. Sì. Le papere che stanno forse alla regione Lazio. A questo ci dobbiamo fare un appello al presidente Zingaretti, se presidente lo vogliamo chiamare. Gli dobbiamo dire a Zingaretti, ma ho visto dal capitolato d'appalto che questi lavori, sia quello a valle che questo lavoro qui a monte, che poi porta qua, sono stati circa spesi o messi in preventivo 15 milioni. Eh sì, c'ho i pezzi di carta io. 15 milioni. C'ho i manifesti, così, i cartelloni, questo costa tot. Sì, questo... ho visto un po' il prospetto dei lavori, che comunque tutti i cantieri erano a portare all'ingresso del cantiere, e sono circa 15 milioni. Ma questo lavoro è un lavoro, come dissi già 2 anni fa, questo è un lavoro tutto compreso da poter essere, dare chiave in mano, intorno ai 3 milioni, 3 milioni e mezzo. Ma venite,
da 15 milioni a 3 milioni e mezzo che si dovrebbe costare, ma sì, 11 milioni e mezzo, ma che fine hanno fatto? Avranno mandato in Cina pure quelli, 11 no? 11 milioni e mezzo, ma che fine hanno fatto? O sono come le mascherine di Zingaretti. Zingaretti fa un appalto di 35 milioni di euro per delle mascherine e dai l'appalto a una società, che non è una società... Illuminata, vendeva le lampadine. Oh. Che non è una società che fa le mascherine, ma che doveva andare a prendere le mascherine in Cina, da cui gli dai un acconto di 13 milioni. Ma 13 milioni su che cosa? In base a che cosa? Ma che era una tua concorrente regionale? Non era una tua concorrente, perché se è una concorrente tu non glielo dai. Forse è una tua associata. E allora Zingaretti, 35 milioni di euro, sono 35 milioni di euro. Forse dovresti sentirlo un po' di più, se 35 milioni di euro e dare 13 milioni. Beh, però contanti. So che stanno a fare i collette regione per restituirli. Ah sì? Certo, sì. Chi la fa? Lui si prende i soldi e gli altri pagano la colletta? Cioè lui si prende i soldi e gli altri pagano le tasse? Forse le tasse bisogna cominciare a vedere la gente non sta lavorando. Noi fino alla fine del 2019 avevamo 5 milioni di famiglie povere. Oggi, dopo 3 mesi, 4 mesi che è passato questo coronavirus che non esiste, non esiste questo coronavirus, è tutta la sottomissione del popolo psicologica, perché sottometti un popolo psicologicamente sulla malattia, è quello che stanno facendo tutti. Quest'estate il bavaglio non lo metterai alla gente, quest'estate il bavaglio non lo metterai alla gente, perché questo non lo metterà più nessuno, perché già se ne sono accorti tutti che è una presa in giro. Comunque, devi dire alla gente, i 35 milioni di contratto che hai fatto con le mascherine dove sono andati a finire, ma i 13 milioni che hai dato in contanti, che hai dato in acconto. E sono volati via, no? Mo ci non volano via. E ci mettiamo da qualche parte sono nati, no? Comunque, dai una risposta, caro Zingaretti, una risposta.